Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Eccetto uno stream. No, Megale, ma cosa dici? Ma cosa dici? Cosa dici? Cosa dici? Cosa dici? Allora, dicevo, quindi appunto nel momento in cui, ripeto, dobbiamo beccarci la sera, perché, ma sì, per chilling in realtà, infatti dobbiamo, cioè, ci siamo poi anche, siamo riusciti anche a beccarci alla fine con Michelle, Cicci, eccetera, e abbiamo giocato a Mario Kart, è stato molto È divertente. abbastanza sveglio da capire. Fributate per Matteo. Ragazzi, fributate solo per Matteo. Poi rendete tipo. Si può bannare una persona da YouTube? Cioè, qualsiasi sarà il fributo. Non mi interessa se fributi questa cosa. Fallo pure. Però banna Mangaka. Puoi farlo? Si può fare. Si può fare. Cioè, tipo, banna Mangaka dal tuo canale. Un Non ritardato, credo sia detto. ritardato. Oh! E questa roba del bocchino Così, ogni tanto. anche a me viene. Istintivo. Mi immagino le loro madri mentre mi insultano che mi succhiano il Ah, cazzo, capito? ok. Sì, è il verso del pompino. Fa wah. Non mi è mai capitato un pompino del E che genere, verso fa di onesto, solito? non me lo fa, non è mai successo. Ci avrò il cazzo piccolo, cosa ti devo. Però la parte, cioè la versione da me ovviamente è diverso poi, perché sì, è una combinazione di queste tre cose, come ogni community è una combinazione di diverse cose, però da me ci si comporta in un modo diverso, questa è. Grazie per i 10 bits. Ciao mamma, puoi consigliare una hentai furry per il mio cuginetto? Non guardo gli hentai furry. Oh no, ho scoperto che guardo anche Mario, fuck. Sì. Non urlo, non urlo, ok. Aspetta che butto la gomma, aspetta che butto la gomma. Oh merda, raga, dove la butto? La posso attaccare sul tavolino secondo voi? Siamo da J-pop. Cioè, lo vedete, no? Sono da J-pop barra manga io. La posso attaccare sul tavolo. Dove la metto, raga? Non c'è una cazzo di spazzatura di merda. Dove la metto? Quindi è Mario. Grazie mille per. Mario, raga, l'ho tradito, Mario, mi spiace. Cioè, in realtà abbiamo una relazione aperta e ci scopriamo tutte e tre a vicenda. Anzi, molto spesso si scoprono loro due e io guardo. E mi sgrilletto mentre li guardo scopare perché mi piace un sacco. Lo sapete che mi piacciono gli yaoi, no? E comunque dicevo, scusatemi. Scusatemi. Sì, fai la guardona. Sì, mi piace un sacco, mi piace. E poi ho Sì. beccato Federica. La ragazza di Dada, che sapete che è tipo una crush assurda per i loro video insieme, però tipo, non, boh, lo so, gliel'ho detto una volta mentre eravamo al pub dell'amico, ma in generale non è che sono andata lì a dire, ehi, sapete che, cioè, mi guardo, perché, boh, mi cringe. E ho conosciuto Federica e niente, è proprio bellina, mi piace un sacco, non lo so. Con Dada non sono riuscita a parlarci, ma poi magari è stata la mia impressione, magari, cioè, non so se voleva palesemente evitarmi oppure era semplicemente un po' timido o stava per i cazzi suoi, però non sono riuscita a parlare con Dada e ci siamo solamente fatti, ehi. Però ho parlato un po' con Federica e mi piace un sacco, ve l'ho detto, io mi guardo ogni volta che tipo sono in live insieme, li guardo se mi fanno impazzire loro due. L'ho sempre detto, sono la mia coppia preferita su Twitch. E quindi quando l'ho vista dal vivo era bellina e mi spiace che ci siamo beccati poco perché poi come vi dicevo era quella serata in cui c'era veramente tantissima gente perché c'era E a anche Dario, proposito. raga, una delle storie che riguardano che una delle storie che non sono riuscita a raccontare ieri riguarda proprio la merda, però vi giuro che non so se raccontarla perché se io dovessi raccontare questa storia, ok, questa cagata che ho fatto a Lucca, e con cagata intendo letteralmente cagata, penso che perderei l'amicizia di due persone. Forse di una.
Di una sicuramente. E quindi è stato un po' così, però thank you so much per le 5 sub, mi fa piacere. Mi fa piacere lo stesso che, non lo so, che vada bene lo stesso, anche se faccio cacare dal vivo. Grazie mille per le 5 sub, mi raccomando. E grazie mille anche a Nicole Senpai per il terzo mese. Mi raccomando, se vi è piaciuto, sempre ricavo dalle POG, succhiate il cazzo, anche perché io non l'ho potuto fare in quei giorni. No, in realtà stai abbastanza bene quando c'erano le POG. No, non è vero. Non è vero proprio. Ma non è vero. Vinus, anche Vino l'ho beccato, raga. Mattina. E mi fa, ma io sento l'acqua scorrere per tipo un'ora ieri. E faccio sì, ho cambiato il discorso. Eccoci qua, non ho voglia, non ho veramente voglia, perché poi di conseguenza si sente che ha il cazzo gigante e non c'ho voglia. Easy. Anche tu vuoi che i titoli attiri le mosche come sulla cacchina, però non per dire rispetto, Lotus, io metto il cazzo di titolo che mi pare. E se attiro i mongoloidi, pace, mi danno tutti i loro soldi e le pubblicità, sfigate di merda. Ma poi, pensa solo che questa situazione finirà prima o poi. Certo. Calma, lo so. 30 euro di scrivania, ricordiamoci. La gente più intelligente è la gente che pensa che la gente non sia intelligente, esattamente. Esatto. Eccetto nostro... No, megale, ma cosa dici? Cosa dici? Io qua adesso sono appunto la J-pop barra manga, io qua a fianco... Aspetta, lo faccio vedere, aspetta. Seguitemi. Quello è lo stand manga yo. Vedi, quello è lo stand manga yo. E lì adesso ci sono manga che cucinano, no? Quindi io... Il più cazzo di forte. E quello, sì, quello. Una persona che non conosce, esattamente. Io conosco bene, certo. E... quindi niente, ci si beccava. Perché c'ho ancora il fiatone? Ma che cazzo, io faccio palestra, dio merda. Basta bestemmiare così tanto. Basta Ivanka, su. La cuccia. E... sì. Che succede? Che tipo viene in casa? Quando non... Andiamo? Quando andate? Ah, ok. Ma quelli sono gesti del sex? Sì. Avrei la foto di cazzo di qualche content creator, ma sempre perché è qualcun altro che me la manda e vorrei mandarmela. Vi mando la... Devo trovarla, cazzo. Ho la foto di un cazzo di un content creator, che non mi ha mandato il content creator, ma qualcun altro. Ve lo mando nel Telegram e voi indovinate di chi è quel cazzo. Mi va questo gioco? Chip, se lo includono, anche non sia tra lui e il fa... Che non sia quella tra lui e il fazione. Quindi molto lo fanno anche apposta, soprattutto gente che... Ma ripeto, guardi Luna, non... No, non è successo un cazzo. Perché la gente è più intelligente di quello che la gente pensa. Semplicemente questo. Eccetto... Calma, lo so. È stato stamattina. 30 euro, okay. Qualcuno mi ha minacciato. Mi ha detto... Dico questa cosa. Raga. E io ho detto dillo. Perché i miei mi conoscono già. Sanno tutto i miei. Capito? È questo il fatto. Stracchino vuol dire esattamente quello.